Tra l'altro non l'ho visto in diretta e Derek è stato meglio così perché, cioè non è che è venuto solo per questo, è venuto anche per un certo... Potevo parlare, cioè non voglio occuparmi sì. della mia passione anche videoludica. Lui ha visto un certo Yoshi, un certo Luigi e... E senza contare i Joy-Con a forma di telecomando di SNES, 70 euro che io caccerò e mi dovrò prostituire per questo. Lasciate. Salve a tutti ragazzi, oggi abbiamo la versione 2 delle pillole e vi parleremo di una cosa bellissima accaduta da pochissimo. C'è stato il Direct della Nintendo, ha annunciato una collaborazione fra la Nintendo e la Asmodee Digital con dei giochi che arriveranno sulla Switch. Ecco, appunto. È da 2-3 giorni che è così. C'è un bello, un bello. Stiamo pensando di fare un TSO, però vedremo. Dai, non posso farvi vedere da 9. No. C'è la felicità. No, che ci chiudono tutto qua. Non ti toccare, altrimenti sembra un qualcosa di zozzo. Vieni qui e spiega. Che cosa vuoi spiegare? Cioè, il mondo. Cioè, come... Cioè, guarda, i capelli spigliati, la maglietta di... Non mi cambio per la gioia, cioè... Allora... Partiamo da dirvi che c'è stato un Direct della Madonna. Bellissimo per quanto riguarda la Switch in generale. Allora, è come quando tu ti aspetti qualcosa dalla Nintendo e a un certo punto ti dà, cioè, ti dà la gioia più immensa che... Ecco, Asmodee Digital. Cioè, Switch e Asmodee Digital. Esiste sta Asmodee Digital, che cos'è? Sì, Asmodee Digital è un reparto della casa editrice dell'Asmodee, vabbè, la conoscete. La multinazionale del mondo. Esatto, che sta aprendo le sue porte a... il digitale. Già da tanto tempo girano sugli App Store, sui nostri smartphone, Android e esatto. Steam. Sì. PC pure. Io già ce n'ho tante di queste applicazioni, i giochi da tavolo in digitale. Alla fine di tutto vi farò anche la domanda se è giusto o sbagliato. Ma al momento l'hype che ho addosso è che adesso ci giocherò sulla Nintendo Switch. Cioè io già faccio la cacca e gioco a Nintendo Switch, ora farò la cacca e giocherò un gioco da tavolo. Cioè non so se mi rendo... Ci possiamo sentire online mentre faccio la cacca? So che è sempre una cosa. No, Io vedo i miei lati positivi anche quando si parla di cacca. Il progresso dell'evoluzione. Esatto. Lui è un po' più aulico, lui pensa altre cose. Io penso le cose un po' terra-terra tra di noi. Caccassone. O caccassonne? O caccassonne? Per francese. Esatto. Cioè, ho voglia di giocare a caccassone, no? Per dirti. Voglio giocarci con gli amici miei, no, perché c'è sempre Gigi Rocco, per chi lo conosce, vabbè, un Rolling, che mi batte sempre. Voglio andarci a prendere degli schiaffi online. E vado online. Cioè per me è una gioia immensa. Che poi è anche possibile che vai online, talleni. E poi batto fuori. Gigi. O una live ci faccio. Vabbè. Poi non mi va di fare lo stratega? Facciamo qualcosa di un po' più... Sì, Carcassone, giusto. Carcassone, dicembre di quest'anno. Perché quindi... lui già ha studiato, io non ancora sto... Quindi abbiamo il primo gioco che arriva su Switch entro fine. Poi subito dopo è stato annunciato Signore degli Anelli, gioco che io ammetto card anche... Game, giusto? Esatto, che io, vi dico la verità, ho giocato poco. L'ho provato, mi è piaciuto, ma non è la mia tipologia di gioco. Quindi sì, ok. E poi c'è stata la terza bomba per me. Cioè li ho comprati tutti, ma qui dietro ogni tanto, forse nelle immagini, se tornate indietro nei video, ogni tanto compare un Pandemic. Compare. Qualcosa, mo io li vendo, li compro, li finisco, qualsiasi tipologia ne è uscito, perché sono usciti ormai penso 5 tipi, 6 tipi, ma no, ho perso il conto. E quella è una gran figata, è un cooperativo, spesso, vabbè io sono un grande ghiacchierone, come vedete, sono il giocatore alfa e la gente non mi ci gioca, ora vado su Switch e me lo gioco e non posso fare il giocatore alfa, che non posso parlare, sto lì, devi fare quella mossa, però è bello, cioè... Per me è l'innovazione, ragazzi, cioè, a me mi piace. Vengo dal mondo dei videogiochi, arrivo al mondo dei giochi da tavolo e non le cose si uniscono. Che due multinazionali, diciamo così, due aziende importanti si sono unite assieme, collaborino. Poi, ecco, abbiamo detto sti tre. Con le date, scusa, tu sei anche sfidato di più. Signori Anelli, Pandemic, marzo-aprile, quindi dell'anno 2019. Benvenuta. E poi si parla di altri due titoli ma senza data, che sono Munchkin che è? Che e non lo conoscesse?
Munchkin è quel gioco che vi fa odiare tutto, la vita, gli amici, quella cosa che ogni volta che tu stai per vincere, quattro amici ti si mettono contro e ti fanno perdere la partita. Io sbarello come una merda e non l'ho venduto, l'ho buttato come gioco. Però posso sbarellare con la Switch in mano. Adesso splat giù e così, oltre che smadonnare per via di che hai perso la partita, smadonni perché hai buttato 100 euro. Ma infatti no, aspetta, quello non lo compro. E l'altro invece eravamo mi sfuggiti. Ah sì, la serie Catan. Loro parlano della serie Catan, che dovrebbe essere probabilmente, per come io e l'inglese, così. Cioè non così, proprio così, vanno proprio da due parti opposte. Da quello che ho capito aprirà proprio la serie, non solo a coloni di Catan, ma so che, come sappiamo, sui giochi da tavolo ci sono varie versioni, probabilmente aprirà le porte anche al digitale di varie versioni, da quello che ho capito. Anche qui c'è già qualcosa online, ho visto su Steam qualcosa proprio col VR, cioè per quello che avevo studiato. Può essere anche che sono Twitch, chi lo sa. Poi non è solo questo, se era successo, io ho letto nello store della Digital c'è cioè, ad esempio un Zombie Side. Esatto. Secondo me un Zombie Side sulla Switch. Esatto. Cioè, è questo, cioè proprio... fondamentalmente ve lo dico, cerco di calmarmi e dirvi il mio pensiero. Probabilmente i 5 giochi che ci hanno proposto non sono 5 giochi wow, sono 5 giochi da rampa di lancio. Se la cosa andrà bene, potremo trovarci a giocare a Shite, perché già c'è, a Zombie Side, perché già c'è su Steam e su alcuni app store di smartphone ci sono alcuni giochi. La Switch è una console abbastanza potente che può supportare questi giochi, non è che chiede tanto. E trovarsi a giocare a Zombie Side è bello, secondo me è una bella cosa. Poi vi ripeto, io sono della scuola bella, Crossfire bello, con le potenzialità della Switch che sono il gioco che puoi mettere, esatto, puoi separare, forse puoi si muovere. Potrà giocare anche sulla stessa console in due con Joy-Con o in sì, quattro con altre console. Io mi sono detto a mente, magari col squad Joy-Con e Dai, esatto, Switch che si uniscono e poi che gli schermi diventano più alti, più ampi, la metti sulla TV, quindi puoi guardartelo sulla TV di casa. Non lo so. La Switch è touch, quindi magari puoi implementare un lato economico, e vi do subito anche il risvolto, così mi odieranno tutte le case editrici. Costa di meno, cioè un gioco da tavolo che può costare 40, 50, 60, 20 euro, mi sembra Carcassonne dovrebbe stare sui 20 euro al momento, 20, 25, un po' che non vado al negozio a vedere il prezzo di Carcassonne. Sul mio cellulare io ho un Huawei P20, per dirti, sta a 6 euro, offerta 4 euro, quindi costa di meno, però anche che a loro gli costa. Però sono tutte e due, secondo me, cose importanti, a loro conviene per determinate cose, a noi che siamo gli acquirenti può convenire per tante cose. Sai che stavo pensando? No, stavo pensando che io in teoria mi dovrei comprare una Switch per Zelda, quella così. Però mi sto immaginando che uscirà su Switch la serie di Toy Story, se io dovrò comprarmi la Switch per giocare online a Toy Story. Cioè sarà proprio... Lascia. Me ne posso andare a cagare, lo dico solo. Vabbè, io sono sincero, ho fatto questo video quasi in tempo reale, l'abbiamo fatto quasi a caldo. Caldo si dice, giusto? Sì. Lui è l'italiano, io. Questo è il motivo del video. Voi che ne pensate di questo Crossfire? È una cosa bella, è una cosa al di là Nintendo, ma anche sui cellulari. L'asmo di digital, l'idea di portare il gioco da tavolo in digitale, è una cosa che vi piace? È una cosa buona o no? Fateci sapere nei commenti, ne discutiamo, anche perché io mo vi ho un po' pizzicato, ma poi se vi metto i miei pensieri qua potremo... Ore, allora sono pronto a rispondere. Spero che il tempismo di questo video vi faccia piacere. Non sappiamo quali giochi quali, ma uno magari lo proveremo e vi racconteremo com'è su Switch. Qualcosa faremo. Parleremo, cioè, o parleremo in questo caso, cioè. Ma che stiamo a parlare? Va bene, dai, ciao! Ciao! If we sell